Con il mio team ci occupiamo di sviluppare i microchip del futuro per poterli interfacciare con la pelle e con il cervello. Questi microchip sono in grado di guarire le ferite e anche di mandare degli impulsi elettrici al cervello per poter ristabilire delle funzionalità che sono state perse a seguito di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer. Il cerotto solare, come lo definiamo, è appunto un bendaggio intelligente che è autoalimentato, si autoalimenta grazie all'utilizzo di una cella solare, quindi nell'interazione con la luce diretta può produrre direttamente energia elettrica. Questa cella solare serve per alimentare non solo una parte del cerotto che stimola direttamente la pelle, ma siamo anche in grado di incorporare dei cosiddetti sensori che sono in grado di monitorare nel tempo quello che succede alla pelle, il processo di rigenerazione, altri parametri fisiologici di interesse e possono per esempio poi comunicarlo ad un'app, quindi ad un altro tipo di dispositivo, per poter poi facilitare la comunicazione con il dottore per esempio. Possiamo usare questo cerotto solare per curare, per esempio, delle ferite della pelle a lungo termine, come quelle provocate da patologie quali il diabete, no? Che creano ulcere che sono molto difficili da curare con terapie specifiche che richiedono ancora una volta l'utilizzo e proprio il recarsi del paziente ad un centro specializzato e sono soprattutto delle patologie sul lungo termine. Quindi il cerotto è pensato per facilitare questo tipo di terapia, anche perché ha la possibilità di monitorare, quindi un paziente che ha anche difficoltà oggettive nel deambulare, per esempio, quali possa essere per esempio nelle persone con patologie specifiche o persone anziane, possono avere la terapia a casa. Il cerotto si può alimentare sia con diversi tipi di luce, ecco. Possiamo andare a modificare le proprietà del materiale della cella solare proprio per essere sensibili a diversi tipi di luce, luce esterna, luce interna o in generale noi le definiamo a diverse lunghezze d'onda. Il principio di funzionamento del cerotto solare si rifà ai convenzionali pannelli solari che possiamo trovare su molti edifici. Abbiamo bisogno di materiali che possano essere interfacciati con la pelle in maniera ottimale. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di materiali che non siano tossici, che non rilascino delle particelle a contatto con il sistema biologico, quindi con le cellule della pelle, e che riescano a favorirne un'integrazione. L'idea del cerotto solare è venuta a me circa tre anni fa e nasce dalla nostra esperienza e dalle nostre conoscenze, diciamo, all'intersezione tra la chimica, la biologia e l'ingegneria elettronica, e quindi in questo match di campi di ricerca siamo riusciti proprio a trovare una chiave di lettura che è rilevante per l'ingegneria dei tessuti. L'altra attività di ricerca di cui ci occupiamo è sviluppare materiali e microchip che possano essere interfacciati con il cervello. Abbiamo microchip che si comportano in maniera diversa. Alcuni si occupano di registrare l'attività dei neuroni, le cellule fondamentali all'interno del nostro cervello. Altri microchip invece sono dei microchip che fanno finta di essere neuroni. Si chiamano neuromorfici, quindi sono dei neuroni artificiali.
Di fatto funzionano appunto elettricamente come i nostri neuroni. Queste cellule, per comunicare tra di loro all'interno del nostro cervello, si scambiano dei piccoli impulsi elettrici e grazie a questo scambio riescono a propagare delle informazioni all'interno di un gruppo, un network di cellule bello numeroso. Possiamo replicare questa funzionalità elettrica su un microchip, come se fosse un microprocessore, e quello che abbiamo fatto di recente è provare a ingannare i neuroni biologici, quelli veri, mettendoli in contatto con quelli artificiali e cercando di capire se e come queste cellule riescono a comunicare, come fanno realmente all'interno del tessuto nervoso. Questo tipo di connessione, il modo in cui comunicano, va a creare un'interazione che può essere sfruttata, per esempio, per andare a ricreare delle connessioni all'interno del nostro cervello che sono perse a seguito di patologie come per esempio quelle neurodegenerative. Ora, nel nostro cervello abbiamo miliardi di sinapsi e sarebbe impensabile per noi anche solo poter riprodurre in laboratorio un numero così elevato di connessioni. Quello che pensiamo è che possiamo, ed esistono già, trovare delle connessioni chiave all'interno del nostro cervello e ripristinare, agire su quelle connessioni se sono state perse, così come se volessimo indurre un effetto a cascata. Un altro aspetto molto interessante di questo tipo di chip è che, comportandosi come delle cellule biologiche, può essere sfruttato per fare screening, monitoraggio di molecole per le patologie neurodegenerative. Quindi il chip di per sé può fungere nel futuro non solo da connessione diretta, ma anche come dispositivo per poter definire, trovare delle molecole di interesse per il trattamento di patologie relative al sistema nervoso. Napoli è un pezzo di cuore. Napoli è una città, diciamo che da un punto di vista accademico dà una formazione molto solida, molto forte e forse delle migliori al mondo. Sono approdata all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove ho fondato un gruppo di ricerca appunto che si occupa di elettronica dei tessuti. Sono principal investigator, vuol dire investigatore principale o anche capogruppo del gruppo di ricerca. Ovviamente essere una donna può avere delle difficoltà nel momento in cui pensiamo a un po', no, gli stereotipi. Sono di base alla fine un ingegnere elettronico, quindi non è proprio la facoltà o la materia più femminile a cui generalmente si può pensare. Ho 34 anni e la cosa più, io la trovo interessante, è che nel mio gruppo sono la più vecchia. Essere un mentore vuol dire poter consigliare o comunque essere un punto di riferimento per un continuo scambio di idee che possano essere non solo quelli scientifici, ma anche di crescita per la propria carriera. La differenza più importante nel lavorare in questo gruppo rispetto ad altri gruppi è senza dubbio la multidisciplinarietà di questo laboratorio, quindi la capacità di riuscire a unire diverse discipline, a unire il background di diversi profili scientifici per poter portare a termine il proprio progetto. Noi abbiamo dei rapporti che sono sì professionali, ma vanno al di là di questo aspetto. Questo aiuta decisamente perché riusciamo ad avere un'interazione, uno scambio di idee che è sempre proficuo, che è sempre stimolante, e aiuta perché spesso il punto di vista, la visione di uno di noi diventa complementare a quella degli altri
e dunque riusciamo ad andare avanti con i nostri progetti aiutandoci l'un l'altro molto liberamente. Di recente infatti siamo risultati vincitori di un grosso fondo di ricerca per i prossimi 5 anni erogato dallo European Research Council. Diciamo che in generale quando c'è un esperimento che funziona particolarmente bene o un'idea che clicca, a me personalmente viene sempre la pelle d'oca o sento una sensazione allo stomaco. Mi fermo un attimo e dico, ah, forse questa è la strada giusta. Quando non è così non mi quadra tanto. In quel momento, quando abbiamo fatto la prima misura e tutto finalmente filava dopo più di un anno di lavoro, ci siamo messi a saltare, a urlare e ci siamo veramente emozionati. Non è una vittoria del singolo, nonostante molto spesso sia questo quello che emerge, sia negli articoli scientifici o quando si vince un progetto europeo. È stata veramente una vittoria di gruppo, ma lo è sempre.